Allora, chiaramente sono qua io perché purtroppo Gennaro è stato poco bene all'intervallo, già prima della partita non si era sentito molto bene, all'intervallo non ce l'ha più fatta, ha cercato di lottare, ma ha preferito andare a casa e cercare di riguardarsi. E la partita purtroppo, il parziale del secondo quarto è stato quello decisivo. Devo essere onesto, vedendo e analizzando quello che poi è successo in campo, i primi due quarti sono stati sicuramente sottotono, dovremmo cercare di capire le motivazioni, se i ragazzi hanno sentito troppo la pressione, magari del ritorno di Stojanovic, sapendo che dopo sei sconfitte consecutive bisognava tornare a vincere oggi in casa e l'occasione era sicuramente ghiotta, visto anche magari l'assenza di Cesana nelle file di Piacenza, però purtroppo, come può succedere in questo sport, in realtà ha avuto l'effetto contrario perché ci siamo un po' disuniti cercando di forzare alcune situazioni e abbiamo forzato ovviamente troppe palle perse che hanno aperto i contropiedi di Piacenza e hanno creato il break decisivo e poi soprattutto difensivamente siamo sembrati troppo soft e la partita fondamentalmente si è persa a rimbalzo difensivo e nelle palle perse del secondo quarto soprattutto che hanno creato quel parziale di 20 punti quasi. Che dopo siamo stati bravi a ricucire, abbiamo cominciato a giocare nel secondo tempo e un paio di episodi sono stati sfavorevoli, e avere magari un paio di fischi in più a favore magari nel finale e due o tre canestri in più da 3 punti, vista la percentuale odierna, magari potevamo anche riuscire a portarla a casa. No, sicuramente no, però se guardiamo le statistiche non è che Piacenza abbia tirato molto meglio da 3 punti, cioè è una partita, il famoso ciapanò, che non si segna da nessuna parte. E quindi bisogna essere bravi poi a vincere la partita nelle palle vaganti, a rimbalzo e in questo onestamente Piacenza è stata più brava di noi e alla fine nei momenti decisivi due rimbalzi offensivi fanno la differenza. Ascolta, le 13 palle perse nel primo tempo, l'ho fatto la stessa domanda prima a Riccardo, cioè è proprio una questione di troppa tensione o non si possono spiegare. Ma no, non si possono spiegare, secondo me no, nel senso che siccome le abbiamo fatte ci sarà un motivo. 13 sono tante. 13 sono tante, ma soprattutto almeno 6-7 sono proprio banali, cioè palle perse fatte magari contro un cambio difensivo non letto, passiamo la palla, veniamo anticipati. O semplicemente dal palleggio ci facciamo portare via la palla sapendo che Piacenza è una squadra che vuole mettere aggressività e ha piccoli rapidi per pressarci, quindi cose anche preparate in settimana, però devo dire che se penso all'attacco alle palle perse e alle difese anche di alcuni blocchi dove c'era gente che rimaneva da sola e finiva il layup, vuol dire che la testa non era sulla partita, quantomeno nei primi 20 minuti. Bisogna capire se è la tensione oppure se è un approccio sbagliato alla partita. Diceva anche Cortese, insomma, adesso la situazione degli infortunati si è un po' riassorbita. Resta il problema che questa squadra, quando c'è qualche difficoltà, un po' si disunisce su questo aspetto là. In questo momento direi proprio di sì, anche perché le 7 sconfitte consecutive, considerando anche quella di oggi, non aiutano a stare sereni nei momenti di difficoltà. In settimana, parlando ovviamente anche con Gennaro, avevamo questa paura, nel senso che vedevamo una squadra concentrata, sapevamo che l'obiettivo era di tornare alla vittoria e di cominciare di nuovo il nostro cammino grazie al recupero di Stojanovic, però temevamo che nei momenti di difficoltà potessimo purtroppo subire il fatto che veniamo da un periodo negativo e quindi non siamo in fiducia. Questo alla fine si è visto nel secondo quarto dove nel momento di difficoltà invece di rimanere uniti e cercare insieme di portare a casa la vittoria o comunque di rimanere a contatto anche in un momento difficile, e tante situazioni sono diventate forzature uno contro uno, magari un po' prolungati, che hanno aperto anche quelle palle perse di cui parlavamo prima. Su quali aspetti dovete migliorare? Cioè, dove Allora, io credo che migliorare? adesso con il recupero anche di Stojanovic, la prima cosa di cui abbiamo bisogno è riuscire ad avere settimane di lavoro costanti. Purtroppo nell'ultimo mese abbiamo fatto allenamenti in 6, in 7, in 8, quindi anche il giocato durante la settimana è venuto a mancare e quindi l'intensità, il ritmo, quelle situazioni che poi si va su e giù nel campo non riusciamo o non siamo riusciti a riprodurle con continuità. Adesso, toccando ferro, chiaramente sperando di riuscire a rimanere con continuità un numero adeguato per allenarci, sono convinto che
giornalmente cominceremo e continueremo a lavorare passo dopo passo, e chiaramente già con la testa a biella, che oggi ha ottenuto la prima vittoria in campionato Orzi 9, quindi una squadra che comunque è in fiducia, e non sarà facile neanche andare a biella e portare a casa i due punti. Era una partita che ci tenevamo molto, forse l'abbiamo trasformata invece in negatività, era una cosa perché tutti i ragazzi ci tengono molto, sono tutti bravi ragazzi, in settimana ci impegniamo tanto. Il problema è che poi quando ultimamente, da un po' di tempo a questa parte, quando arriviamo alla partita, dopo non facciamo più le nostre cose, o meglio, le facciamo troppo sprazze. E ovviamente dopo succede che prendi i parziali, e ti disunisci, e tante palle perse banali che hanno perso i contropiedi, dopo ovviamente l'avversario prende fiducia nei propri mezzi, e dopo ogni volta andare a rincorrere una partita spendi tante energie, e poi dopo uno può parlare di episodi finali, ma tu non devi arrivare a quella situazione lì. Quindi l'unica cosa che posso dire è che dispiace, perché in primis ci stiamo male per questa cosa, però bisogna fare un grande bagno di umiltà, perché ora come ora non siamo competitivi, e quindi seppur la squadra lo è, ma in realtà poi squadra non siamo in campo, perché quando c'è da fare le cose come si deve, uno cerca di risolvere le cose per proprio conto, quindi tanti uno contro uno forzati, palle perse, e poi dopo, come dicevo prima, dai fiducia a un avversario che ha fatto una buona partita, ma noi dovevamo farla migliore, quindi in realtà non proprio migliore, cioè noi in una qualche maniera oggi dovevamo soltanto tornare a vincere. Il come ce l'abbiamo provato in tutte le salse, credetemi, perché in spogliatoio quei ragazzi c'è un'area pesante, ecco, sono tutti ci stanno molto male, cioè non so adesso, però nessuno gioca contro nessuno, nessuno gioca per perdere, noi siamo i primi che vogliamo vincere, però purtroppo ci sono problemi. La partita è lì. È una questione mentale, No, la partita è lì. Dopo noi, quando il primo quarto siamo andati comunque discretamente, loro hanno trovato canestri importanti, con buone percentuali, però comunque eravamo attaccati alla partita, nessuno ha mai pensato di vincere di 20 il primo quarto, cioè chiudere la partita. E il problema è che dopo, quando cominciano le varie difficoltà, ci disuniamo, e quindi di conseguenza quando il flusso della partita va in una direzione, noi ci entriamo completamente dentro e continuiamo ad alimentare questo flusso per gli altri, però non per noi. E poi dopo, benissimo, ti posso dire, la squadra ha reagito e tutto quanto, ma parliamo di niente, cioè alla fine tu non devi arrivare a reagire perché sei sotto di 20 in casa a fine secondo quarto, cioè non esiste, una squadra come la nostra, per l'esperienza che abbiamo, non esiste. Quindi, non ripeto, un grande bagno di umiltà, e l'unica cosa che possiamo fare è continuare quello che stiamo facendo e sbloccarci da questa scimmia di strisce negative che ci siamo portati dietro, perché questi sono i fatti. Quindi non... c'è stato un periodo dove non eravate completo, magari allenarsi non era, però sì, ma uno può trovare mille scusanti, ma gira e rigira la morale della favola che tu perdi le partite, in questo qua è un lavoro e tu devi vincere partite, quindi tu puoi dire ti manca Stojanovic, ti manca Ferrara, vero? Sì, però cosa devi fare? Continui a piangere, no? Devi giocare e cercare di vincere partite. Poi, ripeto, ci sono mille, cioè io posso stare qui a raccontarvi mille scusanti di come ci sente può allenare, che ti manca l'americano, di una situazione che purtroppo l'allenamento è fondamentale nella preparazione della partita, e per parecchie settimane siamo allenati in 7-8, ma non sono qui a trovare scuse, i fatti sono che dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e tornare a vincere, appunto. Giochi male, giochi bene, ma devi vincere la partita.